Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Continuiamo la nostra serie di video dedicati alle opzioni, mostrandovi, quindi andando a esplorare dall'A alla Z, facciamo un tutorial bello approfondito dove vediamo tutti i dettagli e tutti gli aspetti da sapere, dell'exchange migliore dove acquistare o vendere le opzioni, ma non solo, perché è un exchange che poi ovviamente permette l'utilizzo anche di altri strumenti speculativi, insomma è un exchange dove si può a tutti gli effetti spostare la propria operatività. È un competitor, se vogliamo definirlo così, di BitMEX e Bybit principalmente, che sono gli exchange di perpetual e futures, di strumenti derivati che già dovremmo conoscere e già sicuramente tanti di noi utilizzano, però ha in più la possibilità appunto di fare trading di opzioni. Nel video di oggi ve lo presento, c'è anche una testnet dove smanettare un po' per i neofiti, insomma, per chi vuole provare, fare qualche ordine di prova, qualche movimento di prova senza rischiare i propri fondi reali. Prima appunto di iniziare ad operare su mainnet, e andiamo a vedere tutto quello che c'è da sapere, quindi come aprire o chiudere un ordine, dove andare a guardare, cosa si vede sulla piattaforma stessa, come aprire un account, tutto quello che ci può passare per la testa. Ovviamente vi lascio in descrizione il mio referral link, che se lo volete utilizzare per registrarvi a Deribit vi ringrazio innanzitutto, perché mi girate una piccola parte delle vostre fees e è un modo per andare a supportare il canale per voi a costo zero, anzi voi avete uno sconto del 10% sulle fees se utilizzate quel link, e quindi vi ringraziate anche da soli. Detto questo, se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like a questo video per incentivarmi sempre a continuare a produrre e a dare il meglio di me, e iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina, mi raccomando, per ricevere sempre le notifiche per primi e vedere i video appena escono, e seguitemi sui diversi canali social, trovate tutti i link in descrizione. Basta, andiamo a vedere come si acquistano e vendono le opzioni, ma non solo, su Deribit. Parliamo di Deribit perché abbiamo parlato ultimamente di opzioni, vi ho fatto quel tutorial in più episodi dove parlavamo delle opzioni, di cosa sono, cosa ne determina il prezzo, e per continuare ovviamente dobbiamo vedere la piattaforma migliore sulle quali acquistarle o venderle. Questa piattaforma è Deribit, ma non è semplicemente un exchange di opzioni, è un exchange a tutto tondo perché contempla anche, o meglio, altri strumenti speculativi, in particolare i futures e i perpetual, che sono semplicemente appunto il perpetual, è come se fosse, ormai lo dovremmo conoscere chi opera ad esempio su BitMEX, su Bybit, su quegli altri exchange di cui vi ho parlato, è un contratto speculativo agganciato al prezzo del sottostante, in questo caso Bitcoin, tramite il meccanismo del funding, che è un passaggio dei fondi dalle posizioni aperte long alle short o viceversa, ovviamente in modo da appunto mantenere il prezzo del contratto a livello col prezzo del sottostante, che è calcolato da un indice andando a mediare i prezzi di altri exchanges. Questo per ottenere un cosiddetto fair price, quindi un prezzo ragionevole, e ovviare il problema della manipolazione, quindi andando a mediare su più exchange, se avviene, che ne so, un dump o un pump improvviso su un exchange, il prezzo su Deribit non ne risente. Vedete che il funding viene segnato qui, adesso è esattamente a zero, perché si vede che bene o male il prezzo di Bitcoin corrisponde al prezzo del perpetual di Deribit, ma nel momento in cui diverge leggermente in alto o in basso cambia di valore. Se è positivo i long pagano gli... no scusate se è positivo gli short no i long pagano gli short, era giusto. Se è negativo gli short pagano i long, va bene? Ogni 8 ore viene ricalcolato e avviene questo trasferimento tra le posizioni aperte. Questo è il meccanismo del perpetual. I future invece non hanno il discorso del funding, però hanno una scadenza, quindi vedete che ne abbiamo due, uno a media scadenza, uno a lunga scadenza, di solito 27 dicembre e 27 marzo 2020, e quindi hanno un premium, i future, che viene quantificato annualizzato qua sopra, che è del 3%. Vedete che infatti il prezzo del future è maggiore rispetto al prezzo del perpetual, abbiamo 8274 contro 8004, perché c'è un sentiment di base bullish, vuol dire perché la proiezione futura del prezzo è vista un po' più alta del prezzo attuale, è l'idea del future, è quello. Senza perderci troppo via, la possibilità c'è anche di trading su Ethereum, su Ether, scusate, sempre con perpetual e stavolta non future, perché i future su Ether non sono contemplati.
Gli strumenti su Bitcoin sono collateralizzati in Bitcoin, quindi è possibile fare trading sui perpetual e sui future, long o short, usando come valuta di base, come base currency, Bitcoin, quindi guadagnando o perdendo Bitcoin se si chiude una posizione. Su Ethereum, Ether, invece serve appunto Ether come collaterale. Infatti è possibile andarli a depositare entrambi e è veramente semplice. Per quanto riguarda appunto registrazione e primi depositi, è sufficiente andare a fare la registrazione, sign up. Non serve nessun KYC, nessuna identità né niente, neanche nome e cognome, addirittura è sufficiente mail, password, un nickname che vedete io ho scelto il mio e scrivere, cioè selezionare il paese di residenza, questo perché alcune leggi impongono che non si può utilizzare certi strumenti come quelli messi a disposizione da Deribit. Una volta fatto l'account si può subito depositare sia Ether che Bitcoin. Questo che vedete è la testnet ed è una cosa positiva il fatto che ci sia la testnet perché è possibile appunto iniziare a smanettare un po' con l'exchange senza impegnare fondi reali, senza rischiare fondi reali, per prendere confidenza magari con gli ordini oppure con le opzioni, con varie cose, insomma. Ovviamente i volumi su testnet sono ben diversi dai volumi reali e anche i prezzi potenzialmente, proprio perché è come se fosse un exchange a parte con la sua liquidità. Per aprire un account su testnet è sufficiente andare su testapp.deribit.com anziché deribit.com che è l'account reale. Ecco. E che altro dire? Sui perpetual e sui future direi che è quanto. Per depositare, non ve l'ho detto, però andate sul vostro account oppure andate direttamente su deposit e potete depositare sia Bitcoin che Ether in base a quello che selezionate qua in alto. Si può generare n address, accrescere, insomma, e ognuno poi verrà linkato al vostro account. Per il ritiro è altrettanto semplice e non ci sono fees. L'unica fee è la fee che pagate sul network relativo per lo spostamento dei fondi, quindi molto competitivo anche qua. Per quanto riguarda infine la schermata è molto simile a quelle che già conosciamo, quindi a Bitmex, a Bybit, che sono un po' i suoi competitor principali sul lato future. Sul lato options invece non ha per ora competitor all'altezza, motivo per cui l'ho selezionato in questo tutorial. Spendo poche parole sui future e sui perpetual perché so che a voi interessano le opzioni, quindi andiamo direttamente lì. In ogni caso, vedete che future, cioè qui guardiamo i perpetual che è lo strumento più utilizzato di solito. Abbiamo il nostro riquadro con gli ordini per mettere ordini, limit market o stop. Posso andare a selezionare, cosa molto comoda, la valuta con la quale visualizzare il size del mio ordine. Vedete, posso scegliere USD o BTC, cosa molto comoda perché so che molti di voi si trovano un po' in difficoltà con la conversione, ad esempio, di Bitmex nell'inserimento dell'ordine, perché forza l'inserimento in dollari, ma uno depositi Bitcoin, quindi qualcuno può andare in confusione, ci può stare. In questo caso posso scegliere anche di scrivere l'ordine direttamente in BTC. In ogni caso, poi io vado a inserire il mio ordine qua sotto e posso andare long o short, quindi vedete c'è buy o sell. Attenzione, l'unica cosa di cui vale la pena spendere due parole, poi il resto è come lo conosciamo. Abbiamo order book, recent trades e qua sotto il recap delle posizioni. La leva, come vedete, non è modificabile. Non è modificabile ed è settata di default a 100 per, che è il suo massimo. Utilizza una tipologia di margine, un metodo che si chiama cross margin, il che significa che impegna tutto il nostro balance come margine. Quindi se apriamo più posizioni c'è una sorta di margine condiviso. Chiaramente ogni posizione poi necessiterà del suo minimo margine per non rischiare la liquidazione. Però bisogna stare da un lato più attenti a non farsi prendere la mano, perché la leva per 100 significa che io, anche se ho depositato poco, posso aprire posizioni potenzialmente enormi. Guardate, io sto aprendo una posizione adesso da 10.000 dollari e è sufficiente avere 0,01 bitcoin per aprire una posizione da un bitcoin, da 10.000 dollari, vedete? E questo vuol proprio dire appunto che è un centesimo, 0,012, un centesimo rispetto al controvalore effettivo della posizione. Questo significa che ovviamente se come nel caso nostro di testnet abbiamo un equity bella alta che ci permette di farlo, siamo tranquilli perché comunque il prezzo di liquidazione sarà molto lontano. Però se stiamo utilizzando tutto il nostro capitale come margine con leva 100 per, magari è il caso di non farlo.
farlo, quindi attenzione a non farsi ingannare dal margine che utilizziamo. Il controvalore è quello che fa fede, quindi quello che vedete qua. Mai aprire ordini più grossi di quello che ci si può permettere, mai esporsi al rischio di liquidazione. Bisogna sempre ragionare sulle proprie posizioni, come vengono calcolate, quindi sul risk to reward ratio, su quanto capitale voglio rischiare, sui soliti concetti che dovremmo ormai conoscere. Quindi non a casaccio, solo perché ho una leva per 100, utilizzarla tutta e boom, buttare tutto il mio capitale come margine in un'unica posizione, altrimenti ci finisco secco in tempo un nanosecondo. Questa è l'unica cosa che valeva la pena dire. Per il resto, la schermata degli ordini è molto classica. Abbiamo i classici time in force, good till cancel, ovvero finché non lo cancello è valido, fill or kill, o la fai subito e tutta, oppure la cancelli, e immediate or cancel significa che esegue la transazione immediatamente e tutto ciò che ne rimane fuori cancellato. Quindi la differenza tra fill or kill e immediate or cancel è che fill or kill o la fa tutto o niente, immediate or cancel anche una parte va bene e il resto viene cancellato. E poi posso fare post only per assicurarmi di finire sull'order book e non di fare da market taker, quindi di non diventare un market order. Hidden per nasconderla invece dall'order book, attenzione c'è una fee ulteriore. Reduce only è per dire alla piattaforma: questo ordine serve solo a ridurre le mie posizioni, non ad aprirne altre. Quindi se l'ordine aprirebbe altre posizioni non viene fillato, ok? O meglio, la parte che aprirebbe nuove posizioni non viene fillata, tutto il resto sì, fin tanto che appunto arrivo al massimo un bilancio zero. Vedete, nel frattempo il funding è cambiato, è diventato negativo, meno 0,011%, shorts pay longs, che significa che tra 8 ore, cioè quando scade il conto alla rovescia, che adesso non so a quant'è qua nella testnet, insomma non so neanche se viene visualizzato da qualche parte. In ogni caso significa che le posizioni short aperte verranno decurtate dello 0,01% a testa ciascuna, e i long invece verranno accreditati di questa stessa percentuale, questo per mantenere il prezzo allineato. Basta, chiudiamo il discorso dei futures e dei perpetual. Le fees ne parliamo alla fine, quando abbiamo visto anche le opzioni. Qua sopra abbiamo un prospetto che poi al netto di tutto mi dice le mie posizioni, ma ne parliamo sempre alla fine. Andiamo a vedere le opzioni. Quindi opzioni ci sono sia su Bitcoin che su Ether. Posso customizzare molto ciò che viene visualizzato. Abbiamo una marea di dati, ma non fatevi spaventare, perché dovreste conoscerli se avete visto gli scorsi video sulle opzioni. Sono ordinate per scadenza, dalla più vicina alla più lontana. La prima scade tra 3 giorni, vedete qua mi dice anche quanto manca alla scadenza. Alla sinistra abbiamo le opzioni call, alla destra abbiamo le opzioni put. E al centro, poiché ogni opzione a scadenza X è ordinata per strike price, e al centro abbiamo proprio lo strike price, dal più basso al più alto. Le colonne quali possono essere? Vedete che sono selezionabili, ok? Quindi per adesso mettiamole tutte tranne il mark price, che è un prezzo di riferimento utilizzato poi per calcolare le liquidazioni, lasciamo perdere, non complichiamoci la vita. Allora, vedete, call e put, abbiamo last price, quindi ultimo prezzo di scambio, size, che in questo caso è vuoto perché è il size dell'order book, questa è una parte di order book in pratica, lato bid e lato ask, quindi in acquisto e in vendita. Se ci cliccate sopra lo vedete visualizzato nella maniera classica. Vedete, adesso è vuoto perché su testnet non ci sono volumi, ok? Ci sta come cosa, però è importante sapere che cosa significa. Quindi bid e ask, in acquisto, in domanda e in offerta, volatilità implicita ambo i lati, quindi lato bid e lato ask. Sapete che la volatilità implicita è legata al prezzo, non sto a rispiegare tutto se no finiamo domani. Size è il size dell'order book, per l'appunto l'ultimo, cioè il prezzo migliore in bid e il prezzo migliore in ask, quindi in vendita e in acquisto. Size dell'ask da questa parte, il volume, quindi quanto è stato scambiato di questa opzione a questo strike price in questa scadenza nelle ultime 24 ore, in contratti, 58,4 opzioni sono state mosse. Open significa l'open interest, quindi quanto interesse aperto, quanto controvalore aperto c'è in questa su questa opzione, sempre a questo strike price e questa scadenza, e il suo delta, che dovreste ormai conoscere che cos'è. Se non lo conoscete andate a vedere l'ultimo video che parla proprio delle greche.
Qui a destra invece abbiamo i medesimi dati per l'opzione put. L'opzione call è quella bullish, l'opzione put è quella bearish. Va bene? Quindi questi sono i dati che potete vedere tutti. Poi si può, volendo, andarne a tirare via qualcuno. Ad esempio, non mi interessa il volume, tiro via il volume. Non mi interessa l'open interest, tiro via l'open interest. Così via, da avere una visualizzazione più pulita. Qua posso andare a filtrare per le date di scadenza oppure per gli strike prices da un lato e dall'altro. Quindi questi di default sono selezionati tutti, ma se mi interessa soltanto un intervallo, posso andare a selezionare soltanto quell'intervallo lì. Va bene? Quindi, ora, andiamo a vedere una... come si dice, un esempio di acquisto a vendita di opzione. Scusate, qui prima provando ho acquistato uno 0,2 di opzioni di questo tipo qua, solo che adesso c'è l'order book vuoto e non riesco più a venderle, mea culpa comunque, cose che insomma bisogna evitare sicuramente che accadano. In mainnet dubito che accadrebbe perché di volumi ce ne sono, ma in testnet può capitare. Supponiamo, che ne so, di voler acquistare un'opzione put, perché magari sono, che ne so, io ho acquistato i bitcoin e voglio coprire la posizione, facciamo un'ipotesi, un'opzione put voglio acquistare a $8,250. Vedete, l'order book mi fa vedere che in vendita ce ne sono 7 a 0,0585 bitcoin e queste invece posso andarle, questa è la domanda e questa è l'offerta, quindi se io voglio vendere vendo a questo prezzo, se io voglio acquistare acquisto a questo prezzo, a mercato. O altrimenti posso andare anch'io sull'order book, vedete, io posso mettere anche un limit order se voglio di un'opzione, supponiamo, voglio mettere un prezzo un po' migliore di questo, quindi 0,043, per andarci a finire sopra, reduce only direi di no, perché altrimenti non ho posizioni aperte, vedete che non mi permetteva neanche di evadere l'ordine, e andiamo ad acquistarla e andiamo a infilarci sull'order book. Qua mi fa vedere la preview del mio ordine e via, confermiamo l'acquisto e andiamo a finire proprio lì, vedete? Se clicco questa X cancello il mio ordine semplicemente in maniera abbastanza banale. Market order invece acquista dalla liquidità a disposizione, quindi se io vado di market con 1 vado ad acquistare a questo prezzo qua, buy, eccoci qua, vedete che è decrementato di 1 e ho acquistato a questo prezzo. Qua sotto abbiamo un grafico del prezzo nell'ultimo periodo, ovviamente se il dato è disponibile, fino a all, che è dalla nascita, insomma il varo sul mercato dell'opzione in poi. E basta, questo è quanto. Quindi ora abbiamo aperto la nostra posizione e ci fa vedere, vedete, tutti i dati dell'opzione che abbiamo acquistato. Quindi profit and loss, che siamo subito in perdita. Anche perché, ecco, no, purtroppo qua mi fa vedere, io avendo anche acquistato quest'altra opzione prima, mi va a sommare le posizioni, quindi non è molto affidabile come cosa, visto che ho acquistato un call e un put allo stesso strike price. Comunque, profit and loss, banalmente, session unrealized profit and loss, quindi delle mie posizioni aperte dall'ultimo settlement, quindi dall'ultima scadenza delle opzioni ad adesso, session realized profit and loss, quindi questo era unrealized, questo è realized, quindi quelli che ho già a disposizione, ok? Questo è quello che ho già realizzato come profitto e perdita e questo è quello ancora non realizzato. Il delta delle mie opzioni, il gamma, il vega e il theta sono le greche, margine iniziale e margine di mantenimento delle mie posizioni, che sono a zero perché ho soltanto acquistato opzioni, ok? Il margine, se avete seguito gli altri video lo sapete, è necessario se vendiamo nude le opzioni, perché abbiamo una posizione scoperta e potenzialmente la perdita è illimitata. Invece in questo caso la perdita è limitata al premio che abbiamo pagato delle opzioni stesse. In qualsiasi momento io ovviamente questa opzione la posso andare a rivendere, vedete current position è 1, ma se mi gira io posso fare un market sell di 1 semplicemente e basta, chiudere tutto quanto e ciao, posizione netta 0. Il mio ovviamente realized profit and loss aumenta perché ho effettivamente perso tra la posizione d'acquisto e di vendita e basta e finisce lì. Si è aggiornato un po' in ritardo ma si è aggiornato e questo è quanto. Anche su Ether abbiamo la stessa schermata,
sulle opzioni con le diverse scadenze, con le put. Adesso qua me le carica, non so neanche se c'è liquidità. No, non c'è proprio liquidità sulla testnet, su Ether, quindi lasciamo perdere. Però il ragionamento è esattamente il medesimo. Qua in alto, vi dicevo, mi fa un recap totale, quindi al netto sia delle opzioni che dei future. Mi fa vedere il mio equity, il mio balance che ho a disposizione, il margine che ho a disposizione, il mio profit and loss al netto di tutto, il margine iniziale impegnato nelle posizioni, il margine di mantenimento necessario alle posizioni che ho, che sto tenendo. Adesso l'unica posizione che ho è su questa opzione, e il delta totale anche dei future, quindi mi considera un po' il netto di tutte le posizioni che ho aperte. Non vi ho fatto vedere come funziona l'apertura di una posizione sul perpetual, ma perché è semplicemente uguale al solito, ovvero io clicco buy o sell e mi fa vedere un po' i dati dell'ordine, quello di cui abbiamo parlato prima, insomma, il tipo di ordine, il margine che utilizzerei e il liquidation price in base ovviamente a quanto io ho poi nel mio account. Va bene? Quindi poi combinando le varie posizioni sui perpetual o sui future e sulle opzioni si può ottenere diversi risultati e si può anche gestire il margine in maniera ottimale senza esporsi a un rischio eccessivo. Quindi paradossalmente può essere necessario un margine di mantenimento minore per alcune posizioni se nel frattempo ho un'opzione che mi copre nel caso in cui il mercato vada nella direzione opposta. Ecco, il bello di operare soltanto su un exchange che permette di avere sia opzioni che future è che comunque mi permette di gestire il margine in maniera incrociata e se uno sta attento è veramente il massimo che si può chiedere per chi opera utilizzando entrambi gli strumenti. Direi che questo è quanto riguardo a Deribit, manca solo vedere le fees che sono estremamente competitive. Sui perpetual sono quelle classiche 0,025 e 0,075. Oh, scusate, 0,025 è un rebate, quindi i limit order vengono pagati. Chi mette limit order viene pagato lo 0,025%. Chi invece fa un market order paga lo 0,075%. I futures invece sono molto più competitivi come fees perché 0,02 di rebate sempre per i maker e 0,05 soltanto per i taker. E vi ricordo che queste fees sono scontabili del 10% se vi iscrivete con un referral link. Ovviamente io vi ho lasciato il mio in descrizione. Se lo volete utilizzare, oltre a avere lo sconto, mi donate una piccola parte delle vostre fees. È un modo anche per sostenere il mio lavoro, il mio canale e ve ne ringrazio. E su Ether invece le fee sia dei perpetual che dei future sono analoghe ai perpetual di BTC, quindi 0,025 di rebate, maker, 0,075 taker. Sulle opzioni, invece, il prezzo cioè le fee, il costo delle fee, è dello 0,04% del sottostante. Quindi se io acquisto un'opzione, pago 004, 0,0004 Bitcoin, perché il sottostante è un Bitcoin di un'opzione e lo 0,04% è esattamente quello. Lo stesso vale per Ether. Attenzione, se io apro posizioni più piccole, ovviamente per evitare che la fee sia esageratamente più alta del prezzo dell'opzione, c'è un limite del 12,5% del prezzo dell'opzione stessa sulla fee. Ok, quindi attenzione. E questo è quanto. Poi, ovviamente, se si viene liquidati ci sono delle fees. Se si va alla maturazione c'è una piccola fee di settlement. Quindi, se si porta il contratto a scadenza c'è una piccola fee dello 0,025 sui future e dello 0,02% sulle opzioni. E altrimenti, appunto, si paga semplicemente la fee di trading ogni volta che si acquista e si vende. Cioè, dove si trova? Chi c'è dietro a Deribit? È olandese, quindi non è nelle isole Cayman, nelle Seychelles o chissà dove, ma è olandese come azienda, come exchange, e le persone che ci sono dietro sono queste, le trovate nelle informazioni. C'è anche un'applicazione mobile molto carina, che è, insomma, lo pone anche questo un passo avanti rispetto ai competitor, perché è veramente ben fatta. Magari un giorno la guardiamo da sola, se vi interessa, se no, no, chi se ne frega. Comunque volevo farvi vedere semplicemente come è fatto l'exchange, quindi se volete operare in opzioni, forse utilizzare anche le opzioni, o meglio, forse vi conviene spostare l'operatività interamente su Deribit. Tanto in ogni caso il volume, la liquidità sulla mainnet c'è perché è
decisamente alta, 44.000 bitcoin nelle ultime 24 ore, l'open interest è di 10.000 bitcoin, quindi ovviamente non è i livelli di BitMEX o Bybit che comunque sono leader nella liquidità, però è più che sufficiente, credetemi, per un'operatività di questo tipo, che non sia appunto scalping o simili. Pertanto sì, il consiglio è, se volete implementare anche le opzioni, di spostare, valutare eventualmente di spostare la vostra operatività su Deribit in modo da avere un margine unificato per semplificarla, ecco. Se avete altre domande, altri dubbi, siete liberissimi di farmeli, io sono qua che io sono qua che vi rispondo e sono a vostra disposizione. Se vi iscrivete col mio referral link mi fate un grossissimo piacere e avete anche lo sconto, e basta, direi. Alla prossima puntata sulle opzioni andiamo a vedere qualche strategia, che penso sarà l'ultima di puntata, strategia di apertura di posizioni miste. Non perdetevela e vi faccio un caro saluto, alla prossima.